La bambola di cui volevo parlare oggi è una bambola tradizionale folcloristica giapponese che è la bambola del Terutaru Bozu. Oggi Seba ci porta a scoprire le leggende che si celano dietro una delle più tipiche bambole del folklore giapponese, ossia il Terutaru Bozu, ovvero la bambolina che si appende alla finestra per scacciare la pioggia, che sicuramente avete visto in una miriade di cartoni. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video. Oggi sono qua in Giappone, sempre davanti al palazzo del governo, a fare questo nuovo fantastico video. Oggi, siccome ho fatto praticamente tutti i video la settimana scorsa e pioveva, ho detto oggi che voglio parlare di pioggia e volevo parlare del Terutaru Bozu, che è questa bambola giapponese che è legata comunque alla pioggia, è venuto il sole ovviamente, guardate il culo che ho sempre. Comunque la bambola di cui volevo parlare oggi è una bambola tradizionale folkloristica giapponese che è la bambola del Terutaru Bozu. Forse l'avete vista in qualche anime, è bianca, sembra una specie di fantasmino e lo appendono davanti alle porte. C'ha sta testa grande grande rotonda e poi sto corpo un po' tipo Casper, diciamo. È una bambola che è estremamente facile da fare perché la puoi fare veramente la puoi fare anche con dei tissue, ossia dei fazzolettini. Se volete che faccio la bambola Terutaru Bozu, scrivetemelo nei commenti, magari in futuro vi farò un video. Ci riesco pure io che sono impedito a fare qualunque cosa. Comunque questa bambola, allora ovviamente io faccio le mie ricerchine perché guardate qua, sembro uno studente modello, tanto faccio anche il modello, quindi va bene. E non battuta di questa bambola praticamente è una specie di amuleto che praticamente tu attacchi alle porti, dicono che terrebbe lontana la pioggia. Leggendo su Wikipedia italiana, ovviamente c'era la storia di questo Terutaru Bozu. È una leggenda però che sulla Wikipedia italiana non ho mai sentito e sinceramente non era particolarmente interessante. Ve la leggo così velocemente, ma non è la storia più interessante che c'è dietro questa bambola, quindi poi vi racconto quelle un pochino più conosciute o comunque un pochino più divertenti. Ce ne sono tante di storie di come è nato questo Terutaru Bozu, però io mi fido di più dei siti giapponesi. Comunque giusto per darvi anche la controparte italiana, vi dico anche cosa si dice. L'uso del Terutaru Bozu deriverebbe dalla sua capacità di impaurire Amefushi, lo spirito della pioggia. Amefushi è considerato un nemico dei bambini perché impedisce di andare a giocare all'aperto. Amefushi in realtà non è cattivo, ma ha solo bisogno di sentirsi accettato dagli altri bambini con i quali vorrebbe giocare, ma visto che parla sempre sfiga e la pioggia viene sempre allontanata. Che sfigato. E quindi questo Amefushi li punisce in vari modi. Comunque, storie più interessanti. Andiamo a parlare delle storie in Giappone. Le storie in Giappone c'era scritto, me l'ha detto questo mio amico giapponese ieri ricercando. C'era questa storia bellissima del Umefoshi. C'era una volta in un paese lontano, lontano, in Giappone. C'era praticamente una pioggia che non finiva più. In Giappone dovete sapere che c'è il periodo delle piogge che dura 2 settimane. E niente, praticamente questo divinità ha detto alla gente comune: ehi gente, se voi non mi date una bella figa in omaggio, in sacrificio, io farò sprofondare la vostra capitale. Non so se a quel tempo la capitale era Nara o Kyoto, dipende, perché comunque è una leggenda che si è tramandata per più cose, quindi comunque può anche essere che era Kyoto o Nara, a seconda di che periodo voi state ascoltando questa leggenda. Comunque allora loro gli hanno dato questa bella figa in sacrificio, poi lei è morta ovviamente, quindi andò in sacrificio. Allora le persone, per scusarsi comunque di questa, cioè un po' per scusarsi, un po' per ringraziarla, perché dopo che l'hanno sacrificata, la divinità tutta contenta ha fatto diventare tutto il cielo lucido. E cosa è successo? Le hanno regalato praticamente le hanno iniziato a fare questi Terutaru Bozu, che erano queste bamboline, perché la ragazza era una gran fan degli origami. La seconda storia, che è quella che mi piace di più dei Terutaru Bozu, riguarda proprio un Bozu. Il Bozu praticamente sarebbe un monaco buddista. Teru, penso che venga dalla parola Teru, che vorrebbe dire risplendente, non lo so, tipo non nuvoloso, cos'è il contrario di non nuvoloso? Cristallino, vabbè, non lo so. Quindi comunque questo Bozu, allora c'era un altro periodo di pioggia, altra situation, altra pioggia. Allora hanno chiamato questo monaco buddista per dirgli: ehi Bozu, facci diventare. Allora lui era molto famoso, allora ha fatto praticamente questo Okyo, sarebbe una specie di cantato, sembra un po' la mia canzone di Nori, vi lascio il link. È anche un po' più rap, è tipo così. Hanno fatto sto Oreo, che è tipo questo rap buddista. Io quando lo ascolto, la mia preghiera ha detto che sembra rap, quindi date la colpa a lei. Hanno fatto questa preghiera, tuttavia il giorno dopo pioveva lo stesso. E allora giustamente i popolani incazzati hanno detto: cosa, abbiamo chiamato sto cavolo di Bozu, non so se l'hanno pagato, ma comunque sei venuto apposta a fare diventare il cielo bello e risplendente, e tu fai sta preghiera, ci fai pregare come gli deficienti il giorno prima e ancora non viene il sole. Cosa hanno fatto i popolani? Gli hanno tagliato la testa, l'hanno appesa con un filo bianco e così da lì è nata la tradizione del Terutaru Bozu. Quindi, due ultime novità sul Terutaru Bozu. Non fatelo mai nero perché dicono che porti la pioggia. Non attaccatelo mai col culo di su perché porta pioggia. Queste sono un po' le credenze e mi raccomando, fatelo e divertitelo se non volete la pioggia, è molto divertente. Spero che questo video vi
vi sia piaciuto. Se avete domande o commenti o cose che volete farmi, lasciatemi un commentino. E se volete che faccia la bambola del terroboso in uno dei miei prossimi video, ditemelo, magari mi ingegno un po'. Ci vediamo domani con un altro video alle 2 di pomeriggio. Grazie sempre per essere stati con me. Non dimenticatevi di condividere questo video. Ciao. I used to look at you.